Cari telespettatori, buonasera. Molti prodotti vengono reclamizzati attraverso testimonial di attori, di campioni, di gente che praticamente sta sul jet set internazionale. Questa volta noi non vi parliamo di un prodotto commerciale, ma vi parliamo di un monumento storico, il quale ha un testimonial di eccezione, un giornale. Un giornale come il Quotidiano del Sud, diretto da Gianni Festa ha diretto prima il Corriere, che da 800 e dispari giorni sta pubblicando una foto della dogana di Avellino. Ecco il monumento di cui vogliamo parlarvi. Uno scempio autentico, un'incuria straordinaria, qualche cosa veramente che turba la coscienza delle persone civili. E noi ne vogliamo parlare con il presidente del Comitato di Difesa della Dogana, il professor Franco Festa, che io ringrazio, Buonasera, buonasera. noto scrittore. Diciamo che è il Camilleri della provincia di Avellino, chiamiamolo così, per dar vita ad un personaggio straordinario che è un commissario di pubblica sicurezza che agisce ad Avellino, ma che serve come spunto poi per fare una radiografia della città. E quindi ecco la radiografia della dogana. Sente Festa. La dogana, più che il simbolo, diciamo, della storia della città, è diventato uno oblio della storia proprio esattamente. Condivide questa analisi. Credo che sia perfetta. È, insieme a un oblio della storia, è, come dire, è davvero il monumento che rappresenta la città di oggi, che è una città all'interno della quale ogni forma di passione civile, di interesse pubblico, di sensibilità sociale è perduta. E lo stato di degrado della dogana rappresenta in qualche modo, ancora una volta per contrappeso, questa volta simbolicamente, lo stato della città. Ancora una volta il monumento che una volta ne rappresentava, ne specchiava lo splendore, come dire, la vitalità, lo sguardo lungo, nel suo decadimento continua a rappresentare la città, nel suo sguardo chiuso, nella sua incapacità di uscire da uno stato di afasia all'interno della quale si trova. Dunque il monumento, comunque, in modo altamente simbolica, continua a rappresentare la sua città. Vive, Vive. vive in un certo senso. Perfetto. Senta, ripercorriamo un po' questi ultimi tempi per la storia del monumento. Se non vado errato, il 28 gennaio la procura di Avellino dispose il sequestro preventivo del monumento. Perché lo fece? Il sequestro nacque dallo stato di grave degrado all'interno della quale il monumento si trovava e dal pericolo pubblico che poteva rappresentare per la sicurezza dei cittadini. C'è un'indagine ancora in corso, di cui si aspettano, credo, tra poco gli esiti. Nel frattempo, vi è stato da parte del comune un intervento di minima salvaguardia e di tutela. Per cui pensiamo che in tempi rapidi questa situazione di blocco all'interno della quale il monumento si trova si possa sciogliere. Il problema è che questa situazione di blocco si è poi allargata anche ad un'altra questione che non è quella della sicurezza e della salvaguardia, ma è quella del recupero ai fini storici diciamo, e civili per la città. Senta una cosa, ma si prospettò anche l'omissione di atti di Certo, ufficio. anche Alcuni questo. funzionari Certo, praticamente certo, certo. furono colpiti da provvedimenti. Sono implicati sia il vecchio proprietario, sia alcuni funzionari del comune, proprio per emissione di atti di ufficio, infatti,
un'indagine anche abbastanza dura che ha portato poi anche, come dire, all'imposizione di una struttura, di una gabbia di sicurezza che è stata costruita intorno al monumento. Noi speriamo che alla chiusura dell'indagine, che dovrebbe essere prossima, le responsabilità di chi ha provocato quello stato di degrado e di abbandono vengano finalmente portate alla luce. E questo, come dire, potrebbe rappresentare anche un primo momento per uscire dallo stato in cui ci troviamo. Senta, lei ha usato un'espressione molto bella in questo momento, cioè praticamente il monumento fu ingabbiato. E infatti dà l'impressione, con la struttura metallica intorno, proprio di stare in una gabbia, fermo lì, insomma, bloccato. Per quanto tempo ancora? Ora, questa è una risposta che io non le so dare perché dal punto di vista tecnico, diciamo, noi non siamo a conoscenza del tipo di intervento che è stato fatto, ma è evidente che questo tempo non può essere molto lungo, semplicemente perché noi speriamo che immediatamente parta, e questo è gravissimo che non sia ancora stato fatto, la fase di esproprio del bene e in modo tale che il bene venga restituito alla comunità. Tenga conto che ormai sono 4 anni che il Ministero, come dire, la sovrintendenza tramite il Ministero ha ottenuto il rilascio della Ecco, ne dichiarazione. parleremo Ah, di questo. perfetto. Volevo sapere soltanto, è vero che il Comune ha chiesto il dissequestro del bene? Sì. Il Comune sostiene di aver ottemperato a tutte quante le opere che doveva fare, a tutte le prescrizioni della Procura, almeno questa è stata una dichiarazione recente di qualche giorno fa dell'assessore ai lavori pubblici, e quindi in base a questo, come dire, richiede il dissequestro. Va detto che anche in passato erano capitate cose identiche, cioè anche in passato erano stati, di cui probabilmente Sì. l'omissione degli atti d'ufficio di cui parlavamo, anche in passato erano stati richiesti interventi che il Comune aveva detto di aver fatto e che la Procura poi verificò che non erano stati fatti. Quindi speriamo che questa volta invece questi interventi siano stati fatti sul serio. Ecco, ma dopo il dissequestro c'è stato qualcosa, per esempio, per l'esproprio del bene? Ecco, il nodo è qui, il nodo è tutto qui. No, noi sappiamo, non solo noi, ha detto il sovrintendente prima di andare via, Miscio Miscio. prima di andare via, ha detto chiaramente, guardate che da 4 anni, dal momento in cui noi abbiamo proceduto a ottenere come dire, il riconoscimento del valore del bene come un monumento di pubblica utilità, il Comune non ha fatto assolutamente nulla. Ora, il Comune si è nascosto a lungo tempo dietro il fatto del sequestro, nascondendo, come dire, celando una verità semplice, che si trattava di due procedimenti completamente distinti fra di loro. Una cosa era l'intervento per la messa in sicurezza e tutto ciò che la Procura richiedeva. Altro procedimento era quello dell'esproprio. Noi abbiamo chiesto chi fosse il responsabile dell'esproprio, quali atti concreti erano stati fatti fino a questo punto, se il procedimento fosse stato addirittura avviato. Abbiamo avuto il silenzio totale. Il Comune si nasconde dietro il sequestro per non ammettere di non aver fatto assolutamente nulla. E tenga conto che tra un anno, entro pochi mesi, scadrà il decreto di pubblica L'anno. utilità e Senta. ricominceremo assolutamente da capo. Senta una cosa, per quanto riguarda i pourparlers tra proprietà e comune, se ne è parlato e detto che ci sono stati questi contatti e via di seguito. E si parla di una cifra anche, 400.000 euro sarebbe stato stimato il bene. Secondo lei questa cifra è congrua o no? Allora il nodo è questo, noi non abbiamo ancora capito se questa è la cifra definita per il procedimento di esproprio o se è una cifra pattuita come dire, in una trattativa privata tra il comune e il proprietario. La cifra,
in linea di principio può anche essere congrua, ma va tenuto conto di un fatto, cioè di tutte le opere che il proprietario avrebbe dovuto fare nel corso degli anni e che non sono state fatte. Secondo noi, da quella cifra poi, tutta questa parte di intervento che non è stata fatta andrebbe sottratta. Ma naturalmente questa è solamente un'opinione nostra. Non siamo noi quelli che e non ci siamo sempre poi tenuti lungi da questa parte, voglio dire. Riteniamo cioè che in linea di principio la cifra possa essere congrua, purché poi siano verificati quello che concretamente la proprietà avrebbe dovuto fare e che non ha fatto. Senta, è per un restauro, è stato fatto qualche cosa. Ora qui apriamo tutta un'altra. Allora apriamo questo Apriamo, capitolo. apriamo. Il procedimento di recupero o di esproprio dovrebbe poi, come dire, concretizzarsi in una serie di fasi. La prima fase sarebbe appunto quella del restauro, almeno della facciata del bene. La seconda fase, più complicata, sarebbe quella della ricostruzione del manufatto posteriore, per uso pubblico, per uso culturale, per uso civile. Ora è chiaro che la prima fase richiede costi più bassi, più contenuti rispetto alla seconda, che probabilmente richiederà tempi più lunghi, cioè quella della ricostruzione il recupero invece di natura artistica del restauro è un intervento che noi riteniamo si possa fare rapidamente, anche perché qui interviene pure il Ministero. Con la soprintendenza in questa fase. Il Senta, nodo ma però. anche De Concilis, se non sbaglio, si è Sì, sì, divertito sì, a sì. immaginare qualche cosa. Diciamo, fu una rappresentazione un po' Immagina, immaginifica sì, del certo. reale, però rappresenta un aiuto concreto anche per Concreto, noi nel tentativo di mettere, come certo. dire, di sollevare un dibattito e un interesse. Il nodo è fondamentale che molte delle statue che adornavano prima la facciata sono dal momento dell'incendio del bene, che è del 92, ammassate nell'archivio di Atripalda, nella dogana dei Grandi Atripalda, in uno stato pietoso. Una sola delle statue è stata restaurata, le altre temiamo si trovino in uno stato comatoso, cioè in uno stato di difficile recupero. Anche qui sembra praticamente impossibile riuscire a sapere lo stato in cui quelle statue si trovano. Però noi vogliamo immaginare che, trattandosi di una fase in cui appunto vi è un intervento pubblico del Ministero, tutto ciò si possa risolvere in modi rapidi. Noi non abbiamo, come dire, posto ultimatum, noi abbiamo ragionato anche in termini moderati. Facciamo un passo alla volta. Cominciamo a espropriarlo, cominciamo a ridare al bene, cioè alla facciata del monumento, una dignità, una pulizia, una bellezza, perché il grande Fanzago sul tema della bellezza e dell'armonia, come dire, aveva questa chiave risolutiva. Io sono stato a Roma pochi giorni fa e vedere, come dire, tratti di Fanzago in tantissime chiese romane. Era da una parte una gioia e dall'altra parte una pena. Cioè, pensare che in una città come Avellino abbiamo un'opera meravigliosa sul quale come dire, un architetto, un urbanista come Fanzago ha messo mano e sembra che tutto ciò non ci appartenga. Io credo dunque che la prima fase, quella appunto della restituzione del bene, del monumento, possa essere una fase possibile e poi con calma si affronta la fase che richiede anche più fondi, cioè della ricostruzione del manufatto posteriore ai fini dell'uso civile, culturale, espositivo. Tante sono le idee poi Che intorno alla possono venire. possibilità. Senta, vorrei tornare un momentino perché mi sembra estremamente importante sulla dichiarazione di Miccio. Diciamo che il sovrintendente ai beni architettonici lascia Avellino e va nel Molise. Va via e praticamente consegna una dichiarazione, direi tra virgolette a futura memoria. Dice, attenzione, noi abbiamo ottenuto un decreto di pubblica utilità, validità 5 anni, sono passati 4 anni, ne resta uno solo. Questo praticamente
vorrebbe dire anche il mio cruccio di non essere riuscito a perfezionare gli atti. Come sta effettivamente la situazione? Nella forma in cui Miccio ha detto, noi siamo convinti, convintissimi, fino a prova contraria, che il procedimento non è stato assolutamente avviato, che sono stati fatti passare invano 4 anni. E attenzione, come lei ha detto giustamente prima, l'intervento della Procura è dell'anno scorso. Che cosa è stato fatto nei 3 anni precedenti? Nulla di nulla. Quindi il fatto che il Comune continua a trincerare, noi non possiamo fare niente, e non è vero, perché c'è la Procura, è una menzogna, una bugia, una pietosa bugia, perché ci sono stati 3 anni precedenti in cui si poteva fare, in cui tutti hanno detto che avrebbero fatto. Venne prima il commissario, disse che avrebbe fatto, Foti all'inizio, lui e Cipriano con il lucchettino in mano, vennero a fare la campagna elettorale vicino alla dogana mettendo il lucchetto per dire faremo, cioè anche cose, come dire, un po' pietose, un po'... Oh, come dire, veramente di basso impero rispetto a un bene che queste cose non le merita, perché il bene, quel bene, ha una sua, come dire, composta dignità anche dietro la sbarra, dietro la gabbia intorno a cui si trova. È un punto, come dire, di eleganza, di dignità, di bellezza, di come la nostra città potrebbe essere e non è più. Dentro la gabbia è come se ci fosse un animale ferito, un'anima più che un animale ferito, che implora in qualche modo un intervento. Intervento che finora non c'è stato in nessun modo. Le sue parole sono molto belle, sono proprio le parole di uno scrittore. Grazie, grazie. Che ama praticamente fino in fondo la sua città. Senta, il Quotidiano del Sud, il giornale di cui benemerito, di cui abbiamo parlato, adombra la tesi che Foti, cioè il sindaco di Avellino, avrebbe intenzione per la dogana di fare qualche monumento a cielo aperto, un po' praticamente come la Galleria Umberto. Lei che cosa ne pensa di questa cosa? Io penso, io capisco il senso. È un'illazione soltanto. Sì, no, ma allora lei deve sapere che noi siamo di fronte ad amministratori che hanno pensieri multipli e variegati. Nel senso che un giorno dicono una cosa, il giorno dopo ne dicono. Cioè non esiste un pensiero unico. Noi siamo contro la tesi del pensiero unico. Ma almeno un pensiero finito. No, non c'è pensiero finito. Esistono varietà pensanti, anche se questo termine pensiero mi pare eccessivo. Una delle volte no, in cui... Non sia cattivo. No. Una delle volte in cui Foto ha espresso il pensiero, ha detto, vabbè, per ora facciamo, recuperiamo la facciata e dietro facciamo un giardino. Beh, ora, innanzitutto noi vorremmo sapere qual è l'ultimo pensiero che farà Foti. In effetti, dentro la delibera del Consiglio Comunale approvata nel 2011, cioè siamo 3 anni fa, quando il Consiglio Comunale all'unanimità decise la strada dell'esproprio, vi era allegato un progetto. Alla delibera del Consiglio Comunale è allegato un progetto di recupero della struttura alle spalle della dogana. Quindi il pensiero di Foti è davvero un pensiero personale rispetto a un atto pubblico che è quello che ha deciso il Consiglio Comunale. Noi possiamo capire il senso della cosa, nel senso, per intanto recuperiamo la facciata, questo è un senso, ma noi vogliamo anteporre ostacoli del tipo dobbiamo fare tutto e subito, purché si faccia qualcosa, purché si abbia un'idea temporale, una scadenza nei tempi. Come si dice, il cronoprogramma. Bravo, il cronoprogramma. Qua non esiste né il crono e né il programma, cioè non ci sta niente, ci sta... Come dire, questa vaghezza di pensieri che ogni tanto un po' lui, un po' Cipriano, un po' qualche altro consigliere comunale, ogni tanto ci fanno sapere il loro vago pensiero. La cosa divertente è che una città molto distratta, la città mia, sembra che intorno a queste cose si possa anche addirittura ogni volta suscitare un dibattito. Ma dibattito di che? Di che cosa dobbiamo parlare? Qual è il pensiero finito intorno alla dogana?
parliamone. Voi diteci qual è e noi ne ragioniamo, ma non possiamo seguire ogni volta le vaghezze intellettuali di questo o di quello, perché sarebbe veramente tempo perso. Senta, il comitato, voglio vedere se interpreto bene, ho interpretato bene le vostre dichiarazioni. Il comitato sospetta che praticamente ci sia qualcuno nell'ombra che trami, perché praticamente il sequestro via di seguito venga dismesso, però non se ne faccia niente. È vero questa ipotesi? In effetti non è, come dire, un sospetto, è semplicemente un mettere le cifre una dietro l'altra e fare una somma. Due sono le possibilità. O il livello, come dire, di incompetenza, di incapacità della macchina comunale è così alto da non riuscire neppure a mettere in piedi una pratica di esproprio. E questa è una possibilità. Allora, incompetenza, sì, incapacità, inettitudine. L'altra possibilità, e quindi qua non tocca a noi scegliere, a noi tocca fare l'analisi dell'esistenza, è che qualcuno non voglia procedere all'esproprio, che ci sia una volontà di lasciare tutto così com'è. Non è che è un sospetto, è una delle due ipotesi sul campo: incompetenza, furbizia. Questo è il nodo intorno a cui stiamo lottando in questo periodo. A conclusione della nostra chiacchierata, voi in una nota dite a chiare lettere: praticamente il recupero della dogana non rientra nei piani di questa giunta. Sì, ma è vero. Questo mi pare, come dire, non è ancora una volta una nostra considerazione, è un dato effettivo all'interno, ma e poi non riguarda solo la giunta, riguarda anche la qualità complessiva di un consiglio comunale. Qui non si tratta soltanto di Foti e della sua giunta, si tratta di una inettitudine, come dire, culturale, civile, di uno stato d'animo negativo di tutto il Consiglio Comunale, che è intento a pratiche, come dire, abbastanza mediocri: una carica per una vicepresidenza in una commissione, un giochetto intorno a piccole questioni, ma non c'è all'interno del Consiglio Comunale, a destra, a centro, a sinistra, nessuno che porti avanti questa battaglia così come merita di essere portata avanti. Quindi noi non siamo di fronte soltanto a una inettitudine amministrativa, siamo di fronte, come dire, a una diserzione culturale e civile su questo tema di tutto il Consiglio Comunale. Senta, Festa, vi sentite isolati? Lei vuole una risposta sincera? Certo. Ci sentiamo isolati. Questa è una sensazione, come dire, gliela esprimo con grande sincerità. Ma non ci sentiamo isolati solo rispetto appunto a chi amministra, anche rispetto, come dire, alla città, che ormai sembra rassegnata a tutto, chiusa sui piccoli affari privati, sulle sue piccole faccende, incapace di capire che se riparte da un punto, e il nostro punto è la dogana, riparte da tutti i punti. Cioè la nostra, non è delusione, e stanchezza e sconsolazione deriva da questo, ma ancora una volta, è un fatto a cui siamo così emotivamente, culturalmente, civilmente legati, che le nostre poche energie, per quelle che sono, noi le dedicheremo con grande affetto, perché noi il termine che vorremmo rientrasse nel nodo delle questioni è l'affetto. E l'affetto non è solo per i propri affari, ma anche per il valore pubblico di un bene, perché in quel bene ci siamo tutti quanti, non è una pietra, è la nostra storia, è la storia mia, dei miei genitori, delle mie generazioni e di tutti gli avellinesi che davanti a quel monumento hanno consumato la loro vita. Non vi ritirerete? No, assolutamente no, questo non potrà mai accadere. Allora, con questa affermazione di principio, ma che è un'affermazione di impegno civile e direi soprattutto morale, io ringrazio Franco Festa e il Comitato per questa battaglia che sta conducendo in una posizione, diciamo, minoritaria ad Avellino,
una battaglia che rende praticamente giustizia ad un gruppo di uomini, di intellettuali, chiamiamoli così, finalmente all'avanguardia del nostro capoluogo. Grazie mille. Grazie ancora davvero a lei per la grande attenzione con cui segue la vicenda della Dogana. Tutto, ce la mettiamo tutto insieme con il regista Francesco Lignite, che io ringrazio per la collaborazione tecnica. A voi tutti, buonasera.